Purtroppo siamo solo all'inizio. Lo so che è dura, lo so che è difficile, ma qualcuno si deve prendere la briga, il compito di raccontarvi le cose come stanno, ok? Mentre magari, non lo so, altri o nel mainstream non se la prendono magari questa briga, nel senso che comunque io sono molto più libero, posso dire quello che voglio e magari tendono meno a essere pessimisti, anche perché non lo so. Io mi prendo la briga di dirvi come stanno le cose. Poi, se non le volete sentire, perché sentire la negatività, malambrenedetto è negativo, malambrenedetto è l'uccellaccio del malaugurio, se poi volete sentirvi dire che va tutto bene, va tutto alla grande, che è tutto ok, seguite altri canali. Cioè, cosa vi devo dire, ragazzi? Cosa vi devo dire? Io vi dico come stanno le cose. Non è che 2 anni fa, quando nessuno sul web in Italia, nessuno, così come io avevo previsto 2 o 3 anni prima l'arrivo del drago di Francoforte, e poi ho avuto ragione, come ho avuto ragione quando dicevo, dopo il governo Lega 5 Stelle, ho detto, ragazzi, guardate che la Lega non ha problemi ad andare al governo col PD. Tutti, ma va! Ma cosa stai dicendo, Lambrenedetto? Ma stai scherzando? Ma non è possibile! Governo, Lega, PD, Forza Italia 5 Stelle. Ho avuto anche ragione anche lì. Così come vi dico che un domani ci potrebbe essere tranquillamente un governo Fratelli d'Italia PD. Allora, segnatevi quello che vi sto dicendo. Quando io 2 anni fa, e nessuno diceva questo, io vi dicevo, con più di un video fatto, vi ho detto, ragazzi, il peggio deve arrivare, e tutti, no, ma ancora l'ha benedetto, il peggio deve arrivare, ma come, ma dove, va tutto bene, siamo tutti ricchi in Italia, c'è una felicità, va tutto bene. Cosa vi dicevo? E la gente aveva anche da dire, arriverà una mega inflazione a doppia cifra, una iperinflazione, arriverà un aumento allucinante del costo della vita, come succede, era successo nel 29. Quante volte ve l'ho detto? Più di una. E la gente mi diceva, commenti tutti sul web che dicevano, commentavano, ma Lambrenedetto, ma non capisci niente, ma va, gente che non ha mai aperto un libro, no, non capisce niente. È arrivata una mega inflazione, è arrivata una iperinflazione. Io capisco che qualcuno magari, che ne so, vive con la mammina, non fa la spesa e magari non si è accorto di niente, non lo so. Non vi siete accorti dell'aumento della benzina, del costo dell'energia, ma soprattutto non vi siete accorti che oggi entrate con 50 euro in un supermercato e comprate 4 cose? Non vi siete accorti dell'aumento del costo dei prezzi? Non vi siete accorti, e questa è una tecnica che stanno facendo, e non ne parlano, in televisione ne parla Lambrenedetto, non vi siete accorti che magari mantengono gli stessi prezzi ma le quantità sono diminuite? Io mi sono accorto.
Io mi sono accorto perché l'ultima volta che ho preso un treno prendevo sempre uno yogurt grosso, o anche all'aeroporto, prendevo uno yogurt grosso così con il miele sotto, e costava 5-6 euro. Adesso costa 5-6 euro, ma non è più così. È diventato così. E lo stanno facendo su molti prodotti, dove sta diminuendo la quantità. Prendi l'affettato, non c'è più la confezione da 80, da 100 grammi. La confezione è diventata da 80. Quindi meno roba, stessi prezzi oppure aumentati. Il costo della vita è raddoppiato. Non so se vi siete accorti. I dati dicono che gli italiani stanno erodendo i loro risparmi. Perché gli italiani quest'anno c'è stata una diminuzione del turismo in Italia da parte degli italiani e sono andati molti all'estero, in Albania, in Grecia, o vanno in Spagna? Secondo voi per quale motivo? Per quale motivo lo fanno? Secondo voi perché migliaia di persone, perché è diventata la meta più ricercata sul web l'Albania? Perché costa di meno. Cioè ragazzi, non è che dobbiamo tanto farci il giro del fumo. E quando io ste cose le dicevo, quando sono stato il primo ad andare in Albania a far vedere queste cose, non c'era neanche un video, io vi dicevo tempo, poco tempo, poi c'è stato il discorso della pandemia, ha rallentato un attimo, ma io ho detto tempo 4-5 anni, questa diventerà la perla turistica europea, la meta più ricercata di italiani, e così è stato. E quando io l'ho detto, me lo ricordo, ospite in trasmissioni televisive nazionali, in trasmissioni radiofoniche nazionali, dove io parlavo di queste cose, con tanto, avevo anche la maglietta, mi ricordo, venivo preso in giro, e ho avuto ragione anche lì. Mi dispiace ragazzi, l'Ambrenedetto le azzecca 9 su 10, è così, purtroppo è così, ma perché? Perché sono libero di dire le cose che di dire, e soprattutto perché, a differenza di altri, che comunque io li vedo parlare, ma non hanno studiato. Io su queste cose ho studiato. Non sono davanti e metto giù dove pizdiezze. Non metto giù un transfer a motori lineari o roba perché mi sono improvvisato, perché ho studiato. Cioè io su molti argomenti ho studiato e io divento pazzo quando sento della gente che arriva, no, ma qui, ma là, ma su, ma giù, ma su, ma giù, ma giù. Cioè la matematica è 1 più 1 uguale 2, io sono abituato così, ragazzi. Anzi, vi dico ancora di più, se volete essere contenti, che dopo un periodo di iperinflazione potrebbe arrivare anche un periodo di deflazione, ok? Vi saluto, vi mando un abbraccio, grazie a chi mi segue, mi supporta, e iscrivetevi al canale.